iniziato in una piccola redazione di un piccolo giornale locale che ora non c'è più, si chiama La Verità di Napoli. È stato un giornale glorioso perché per 10 anni ha fatto cronaca senza guardare in faccia a nessuno. E finita quell'esperienza, diciamo, quando sono andato via, è iniziata un'altra esperienza lavorativa in un giornale che si chiama Epolis e che purtroppo non c'è più. E per questo sono cassa integrato, perché dal fallimento di questo giornale, che è stato penso il più grande degli ultimi 10 anni, è nata la mia cassa integrazione e quindi la mia seconda vita lavorativa, perché da lì è iniziato, diciamo, il mio lavoro da freelance, se vogliamo, e quindi il lavoro attuale, cioè l'inchiesta.it, il Mattino di Napoli, il giornale della mia città. Il pezzo che mi hanno pagato di meno è stato quello che non mi hanno pagato, cioè quello per il quale gli ultimi tre mesi di stipendio di Epolis, che sto ancora cercando di avere attraverso l'avvocato, e quelli sono stati 3 mesi di lavoro non pagati. Il pezzo che mi hanno pagato di più è stato un pezzo scritto di domenica, 150 euro. Sì, non basta l'ordine, non basta il sindacato per eliminare il precariato, ovviamente dalle redazioni, o peggio ancora fuori dalle redazioni. Serve un'azione congiunta, innanzitutto un'azione culturale, dove per cultura che cosa intendo? Intendo un'azione che metta al centro di questo sistema il giornalista, che non deve essere più il terminale, cioè l'ultima ruota del carro, l'ultimo elemento al quale rivolgersi e pagare pochi spiccioli, o peggio ancora non pagare. Io faccio una domanda a chi me lo chiede ogni volta di parlare del precariato giornalistico: ma voi vi fidereste di un pezzo scritto e pagato 3 euro da un collega? Io dico di no, ma non per sfiducia nei confronti del collega. No, Bruno Vespa viene qua al festival, ma Emilio Fede, 80 anni, cioè Emilio Fede ha un fisico, anche temprato, cioè fisicamente proprio temprato, un uomo che ama la vita, ama le donne. Io voglio chiedere: caro Emilio, ma raccontami un po' tutta la tua vita, cioè come hai fatto ad arrivare così in alto? Soprattutto come hai fatto a mantenere così alta la bandiera del giornalismo italiano? Perché grazie a te, diciamo, il giornalismo italiano è veramente così, diciamo, ai massimi livelli. Grazie ai tanti tuoi anni di TG4, il nostro giornalismo è veramente la bandiera delle libertà. E quando intendo libertà, intendo proprio libertà. Quindi lo vorrei ringraziare di questo, diciamo, grazie a lui, grazie a Minzolini, grazie a tanti altri. Diciamo, il nostro giornalismo ha dei livelli pazzeschi di credibilità nel mondo. E li vorrei ringraziare di persona. Il Casalese è un libro scritto da 9 giornalisti campani, e parla della vicenda politica, dell'ascesa politica di Nicola Cosentino, che è un sottosegretario, ex sottosegretario di governo all'economia, ed è, diciamo, il leader, è stato il leader per molti anni della PDL, del centrodestra in Campania. Parla della sua ascesa politica, del suo declino politico e delle inchieste che l'hanno contraddistinto. La vicenda che ora coinvolge me, l'editore e gli altri 8 autori di questo libro è una maxi richiesta di risarcimento da 1.200.000 euro intentata dal fratello di Cosentino, più la richiesta che considero poi la peggiore, cioè la richiesta di sequestro delle copie esistenti sul mercato e distruzione del libro Il Casalese. No, quelli, ho visto che c'erano panel con Peluffo, con Anselmi, e quelli mi piacerebbe, insomma, alzare il ditino e capire se mi è concesso fare qualche domandina a loro signori per capire che cosa intendono quando intendono sui contributi all'editoria, cosa intendono se il contributo all'editoria in Italia deve significare dall'avanti di la vitola, a questo punto è meglio che li togliamo proprio da mezzo. E lo dice uno che con il contributo all'editoria ha lavorato in un giornale che ha campato per 10 anni, ma che faceva cronache e che gli stipendi li dava ai giornalisti, non se li metteva in tasca, non si metteva i soldi del contributo in tasca.